Lei ha organizzato per voi, per dare la possibilità, tramite un gesto di democrazia diretta, di esprimere la vostra preferenza per il candidato sindaco. Qui troverete la lista che ha oggi dei candidati, con Mirko Serpini candidato a sindaco ed Emiliano Marini candidato a sindaco. Sicuramente non state scegliendo la strategia, l'obiettivo, i mezzi, ma tutto è comune. Il lavoro sarà sicuramente un lavoro di squadra. State scegliendo la persona che pensate che vi rappresenta meglio. Beh, è inutile dire che siamo arrivati qui, vogliamo concorrere alle comunali di maggio. Potrete iniziare a votare alle nostre amiche, scusate l'emozione in tutti i modi. Dai nostri amici Laura e Tiziana, che dopo aver presentato un pochetto la lista e tutti gli attivisti, avete il diritto al voto se siete iscritti a Vita Pagani 5 Stelle entro il 31-12-2013. Bene, possiamo partire da... Beh, questo è ovvio, perdonate, ma bisogna essere residenti a Pagani. Abbiamo Pierluigi Mariotti, attivista al Parlamento di Campanari 5 Stelle, perdona Paolo, abbiamo Mirko e Cittante Monteleone, anche lui attivista, portavoce del progetto di agricoltura sinergica, Emiliano Marini, il nostro tecnico informatico, Mirko Servini che organizza il Campanari 5 Stelle, Emanuele Ricchetti, un bel... Ah, scusa Paolo, scusa, Carlo Grazioli, anche lui. Un vecchio attivista comune del Campanile 5 Stelle ha costruito i banchetti proprio per la presentazione della lista dei parlamentari e ha svolto anche lui tanti banchetti informativi quando ancora io non ero attivista, quando il carro non era vincente e tra questi c'è anche Emanuele Ricchetti e Silvia Ricchetti. Io sono Massimiliano Mostarelli e anch'io sono un attivista da svariato tempo. E niente, vorrei fare un grazie alla presenza di Luca Fusone. Sì, e Laura e Tiziana che al momento stanno svolgendo questo ruolo. Chiunque voglia fare una domanda al candidato sindaco è libero di farla, può venire qui e presentare una domanda ai nostri candidati. Anche ai consiglieri, giusto? Perché questo ho letto sul Midap. Sul Midap non c'era niente inerente a In particolare questo. lei sull'annuncio c'è scritto che le domande possono essere fatte sia ai consiglieri, quindi immagino di sì, no? Prego, se chiunque vuole fare una domanda è libero di fare la domanda. La formazione è questa. Inizio a fare una domanda? Rivolgiamo una piccola domanda rivolta a tutti e due, rompiamo il ghiaccio in questa maniera e vediamo qual è la visione dei nostri candidati a sindaco di Anagni e cosa pensano di fare in primis andando a ricoprire questo ruolo. Chi vuole iniziare? Si sente? Sì, sì, ci siamo? Sì. Sentite? Ci alziamo così ci facciamo vedere bene, visto che la partecipazione credo sia una cosa che tutti gli iscritti a Midap, ma anche tutto il resto della cittadinanza vuole da questa lista. Noi abbiamo un compito, portare le esigenze e i problemi della cittadinanza che andiamo a rappresentare a Nanni all'interno dell'istituzione. Siamo tutti ragazzi e non siamo iscritti a partiti. Perché? Perché vogliamo ripartire da zero, vogliamo ripartire da quello che effettivamente deve essere la politica, cioè fare cose per l'amministrazione, ma non per l'amministrazione, per il tornaconto di chi sta dentro, per il bene comune, per la cittadinanza.
La cittadinanza ci chiede fate qualcosa per le case popolari, e noi siamo obbligati moralmente a fare qualcosa per le case popolari. Se io faccio il pendolare e vado alla stazione tutte le mattine, vado a prendere il treno, lascio la macchina in mezzo alla vanga, come si dice ad Anagni, questo è un problema. È un problema che noi dobbiamo risolvere come cittadini, ma come cittadini certe volte non riusciamo ad intervenire come vorremmo. Se alla stazione basta portare un camion di Brescia per risolvere il problema, il comune lo può fare. Noi a questo punto abbiamo deciso di entrare veramente nell'istituzione, perché è l'unico modo per cambiare le cose. Rimanere solo cittadini non basta, serve partecipare. L'ha detto anche Beppe Grillo nell'ultimo Budei. Ci sono tante persone che pensano di scappare dall'Italia perché pensano che l'Italia ormai non sia più recuperabile come paese. Invece no. Che ha detto? Dobbiamo cospirare, non dobbiamo abbandonare, dobbiamo lottare e rimanere dentro, perché dall'interno possiamo fare qualcosa. Ma questo non lo dobbiamo fare solamente noi. Noi lo facciamo dicendo a voi che l'impegno ce lo mettiamo e non abbiamo problemi a fare cose che gli altri politici non possono fare perché hanno qualcuno dietro che gli dice no, questa cosa non la puoi fare. A noi non ci dice niente nessuno, a noi siete voi cittadini che ci dite che cosa dobbiamo fare, e noi per quanto impegno ci possiamo mettere cerchiamo di farlo. Sicuramente l'occasione maggiore ci verrà data se voi deciderete che noi siamo in grado di farlo, e quindi la palla sta solamente a voi, tocca a voi darci la fiducia che noi vi chiediamo. Buonasera a tutti e benvenuti. Io penso che la maggior parte di voi già mi conosce, sono il fondatore del Meetup Anagni 5 Stelle, ho iniziato questo percorso tanto tempo fa insieme a Luca Frusone, quando facciamo le regionali, le politiche, insomma quando ancora il movimento stava all'1% e quando ancora c'era poca partecipazione e poca voglia di fare. Siamo arrivati ad oggi che il movimento è cresciuto tantissimo e che sono le stesse persone a trascinarlo. Cioè il fatto che i media ci attaccano, che ci danno conto, ci sta facendo una pubblicità enorme, perché comunque noi stiamo facendo quelle piccole cose che servono all'Italia, come ad Anagni, che sono semplici da fare, come la manutenzione stradale, come le cose che un buon primo cittadino dovrebbe fare per far stare bene la popolazione. Insomma, sono cose che qualsiasi altro cittadino, qualsiasi altro sindaco riuscirebbe a fare. Insomma, cioè, se non un'amministrazione non riesce a fare le cose basilari per la popolazione, siamo arrivati proprio alla frutta. Insomma, viviamo da 13 anni in questa assurda situazione in cui ad Anagni, prima con Fiorito, poi con Noto, che ci hanno portato alla distruzione non solo del manto stradale, ma anche alla distruzione sociale proprio delle persone. Vediamo che c'è poca speranza, che l'amministrazione invece di essere amica del cittadino ed aiutarla nei momenti di difficoltà, l'amministrazione è nemica del cittadino. Vanno dai negozianti, dicono che devono le insegne, le fanno le multe, vanno alla stazione invece di aprire il cancello per far parcheggiare tutti i cittadini, fanno le multe. Insomma, questo modo inimicarsi il cittadino deve smettere, e questo può succedere solo attraverso un cambiamento che abbiamo iniziato già, e quindi adesso manca la parte finale, che è la candidatura. La candidatura è soltanto uno strumento in più che noi abbiamo per portare la vostra voce dentro il Consiglio Comunale. Quindi noi non vogliamo essere superbi e pensare troppo alla grande, vogliamo essere umili e pensare di poter mettere un consigliere nel Consiglio Comunale e iniziare a dar voce a tutte quelle zone di Anagni che sono state trascurate, trasandate per anni. Quindi c'è il compito fondamentale del candidato sindaco, sarà di essere portavoce di tutti i cittadini, non di un gruppo come avviene nei partiti. Quindi se penso che farà poca differenza tra me e Emiliano, sarà chi lavorerà insieme per uno scopo, cioè il progetto, è una visione a lungo andare, da qui a 10 anni, non è una visione da qui a maggio, cioè è un progetto che ci vuole tanto a svilupparlo, ma che secondo noi è più corretto farlo in questo modo, perché se ci volevamo solo candidare
metti una lista qualsiasi e non ci voleva niente a farla. Abbiamo cercato di creare una lista che fosse partecipata di nuovi e vecchi attivisti che hanno dato qualcosa a questo meetup. L'hanno dato quando anche non c'era nessuno, quando eravamo io con altri 5 ragazzi di 20 anni a fare le cose, quando non c'erano soldi e quando c'erano tante difficoltà. Poi la gente si è avvicinata, il meetup si è ingrandito, le persone sono maturate, cresciute, ci sono stati problemi, ci siamo resi schiaffi, abbiamo sorriso insieme. Abbiamo fatto un percorso che ci ha fatto crescere ed è questo quello che dobbiamo fare, di trovare il nostro senso di comunità. Cioè, se non ci aiutiamo tra di noi, non saranno di certo loro a darci una mano. Quindi qualsiasi persona che ha un'idea da proporre al meetup, ha un'idea da su cui lavorare nel prossimo programma partecipato, in cui spero che la gente che sta qui verrà a dare la propria idea, insomma a formare questa intelligenza collettiva che stiamo ricercando e quel senso di comunità che ci manca tanto. Quindi quello che dobbiamo fare è solo ricreare una comunità, poi il resto verrà da sé. Vi ringrazio per l'attenzione. Prego Flavia, vuoi venire anche qui? Posso tornare per qui, se per voi va bene. La volevo sapere, no, questa intelligenza collettiva, questa apertura alla cittadinanza, il Movimento 5 Stelle di Anagni, come ti faccio il microfono? Questa intelligenza collettiva e questa apertura alla cittadinanza, il Movimento 5 Stelle di Anagni, come lo favorisce? Cioè tutte le riunioni sono pubbliche? Perché ho visto solo un meetup l'ultimo ad ottobre. Quindi come una persona si può avvicinare al Movimento 5 Stelle? Siete aperti? Allora, noi siamo aperti, non abbiamo fatti 6 meetup, ne abbiamo fatti 21. Il meetup non è, non è una riunione. Il meetup è anche l'Eco Day, il meetup è anche Territorio Zero, il meetup è anche Parlamento in Movimento. Beh no. Cioè, sì, sì. Nel senso, Flavia, lo faccio da un anno e mezzo, se tu vai a guardare su meetup.com, la nostra piattaforma, in ogni 5 stelle ci sono 21 eventi meetup, non ce ne sono 6, ci sono 6 assemblee cittadine, esatto, che è la tipologia di meetup. Ok, d'accordo, parliamo allora delle 6 assemblee cittadine, che sono, credo... C'era una domanda? No, sto finendo proprio questo argomento. Queste 6 assemblee cittadine che sono l'unico modo in cui i cittadini si possono avvicinare al meetup 5 stelle, o ce ne sono altri? Voglio dire, la partecipazione della cittadinanza è favorita attraverso quali strumenti? Allora, il movimento, la base fondante del Movimento 5 Stelle, che ancora non siamo il Movimento 5 Stelle, noi siamo meetup, certo, 5 Stelle, è il web, quindi il web è fondamentale. Poi per quelle persone che non sono tanto brave con i computer, esistono anche le assemblee cittadine. Quindi voi tutte le decisioni le avete prese tramite web, cioè vi comunicate tra di voi tramite web, non fate riunioni ad esempio private? No, qualche volta è capitato di fare le riunioni per gli ecoteni. Qualche volta quante, ad esempio, supponiamo? È un interrogatorio, non è? Ah, sto facendo una domanda, posso farla? Mi rispondere per cortesia? Sì, la domanda è legittima e non abbiamo nessun problema a dire che abbiamo fatto riunioni private. Okay. Abbiamo fatto riunioni private tra gruppi di lavoro, o meglio, abbiamo creato un unico gruppo di lavoro che interveniva di volta in volta sui progetti e sulle attività che venivano fatte. Tra di voi comunque questo voglio dire. Esatto, okay, tra di d'accordo. Noi. Grazie. Tra di noi. Generalmente anche nelle nostre case, cioè facendo un po' a rotazione nelle nostre case, perché praticamente non avendo sedi di partito, certo, era anche difficile dislocarci in un unico posto. Non so se ho... Sì, grazie. Grazie mille per l'intervento di Flavia. Qualcun altro vuole... Qualcuno vuole rispondere alla propria domanda? Prego, Alessia. Allora, viviamo in un territorio che ha un patrimonio storico-culturale importante, però la cultura è qualcosa che viene relegata spesso a se stessa e a gruppi chiusi, no? Che vuole fare il Movimento 5 Stelle per rilanciare la cultura di questo territorio, in cui, diciamo, la cultura è... Ci sono personaggi, ci sono associazioni, però sono tutti confinati dentro loro stessi, non c'è unione. Quindi, come creare una comunità nel campo della cultura? Questa è la mia domanda.
Allora, in materia di cultura, io rispondo anche come socio della Proloco. Io mi sono avvicinato all'associazione Proloco, che per chi non lo sapesse è un'associazione di promozione turistica e culturale del luogo. Sono nate proprio per traghettare i comuni e dare la possibilità ai comuni di far vedere, di far conoscere le proprie attività e le proprie bellezze culturali, ma anche artistiche, anche enogastronomiche, per noi che in questa zona abbiamo anche questa caratteristica. Posso dire che la Proloco in questi anni non è stata effettivamente nella condizione di promuovere il luogo, però da quest'anno c'è stata un'inversione di tendenza, ci sono state le elezioni della nuova Proloco, e a cui abbiamo partecipato, e tra l'altro ho partecipato anche io. Ma la cosa bella è che abbiamo visto persone e giovani che si sono inseriti all'interno della Proloco, e questa è una cosa già bella di per sé. Giovani che vogliono avvicinarsi alla cultura, avvicinarsi alle attività che portino persone, che portino turisti. E quindi noi sicuramente appoggiamo le associazioni che vogliono fare promozione turistica. All'interno del Consiglio poi dovremo anche poter avere un appoggio da parte degli altri consiglieri nel caso in cui riuscissimo ad entrare con un consigliere, con due consiglieri, quindi diciamo che noi ci mettiamo a disposizione poi con le nostre idee, con la nostra visione della cultura. Anagni ha tantissime cose da far vedere, non ultima ad esempio gli arcazzi che sono stati abbandonati, e ciclicamente qualche associazione si ricorda che esistono anche gli arcazzi ad Anagni, vengono puliti. Adesso però abbiamo ad esempio l'occasione per non farli abbandonare, a prescindere dalla nostra attività all'interno dell'amministrazione comunale, noi possiamo comunque spingere per far attivare dei percorsi turistici che coinvolgano anche gli arcazzi. Questa è una cosa che è stata completamente abbandonata. Se nessun turista viene portato a vedere gli arcazzi rimangono all'interno di una foresta. Sì, ma qual è il programma del movimento di Portelle? Allora, i punti del programma noi ovviamente li abbiamo abbozzati, abbiamo detto che promuoveremo tutto quello che riguarda il turismo e la cultura, e quindi faremo tutto quello che è possibile per non lasciare che la cultura e che il turismo ad Anagni vengano abbandonati e vengano tenuti in secondo piano rispetto ad altre attività che fino adesso sono state un pochettino più preferite rispetto al turismo e alla cultura. Poi sicuramente il discorso del programma partecipato significa che nel momento in cui noi diciamo che il turismo è un punto fondamentale del nostro programma, diciamo anche che i cittadini possono proporre delle idee. Di conseguenza chiunque abbia un'idea, una proposta, può partecipare e può creare il nostro programma partecipato. Per quanto riguarda la cultura, io già ho fatto delle cosette tipo l'open art l'anno scorso, il 25 aprile, quindi coinvolgendo teatro, pittori, fotografi, eccetera, insomma, è riuscito abbastanza bene, quindi quello sarebbe pure un progetto da poter integrare. L'open art, scusa, non è del Movimento 5 Stelle, è un progetto, un tuo progetto. Sì, sì, però stiamo parlando di cultura, è giusto? Sì, d'accordo. Okay. Stiamo parlando del programma del Movimento 5 Stelle. Sì, però il programma, cioè, detto, è un progetto tipo quello lì, che fa cultura. Scusa, cioè può essere benissimo integrato. Quel progetto è stato creato da un lavoro di integrazione tra commercianti e degli artisti locali, di cui Anagni è piena, cioè è piena di musicisti, di pittori, di fotografi, e poi ha un patrimonio artistico stupendo che è molto sottovalutato. Quindi Anagni, se fosse fatto un buon turismo a livello nazionale tramite marketing web, come è stato successo nell'Open Art, dove sono venute 5.000 persone in una giornata, dove i commercianti hanno lavorato tantissimo, la cultura dovrebbe essere promossa anche attraverso l'arte, quindi
e anche eliminando le divisioni di colore politico, perché spesso ci sono, che ne so, due accademie che fanno teatro, che una vede nero e una vede rosso, e perché diciamo delle idee diverse non lavorano insieme. Invece nell'open art, per esempio, è successo che 3-4 compagnie hanno messo da parte i colori e si sono unite. Questo è il senso di cultura che si vorrebbe portare. Poi si deve iniziare anche nelle scuole, cioè si deve tornare nelle scuole. Per esempio il carnevale che si faceva una volta con i carri, le lezioni di cartapesta, la biblioteca soprattutto accessibile a tutti. Per esempio questa sala qui è costata 100 euro oggi, quando invece dovrebbe essere una sala a disposizione dei cittadini per discutere di eventi culturali, senza farla pagare, cioè dei locali pubblici che facciano fare cultura a tutti i livelli, da, ma dal cinema al teatro, cioè promuoverla in tutti i sensi, già rendendo per esempio i locali gratuiti, servirebbe anche all'associazione non avere dei costi troppo esosi. A livello di programma, poi il programma è una bozza, io spero che i cittadini partecipino con le loro idee, cioè se loro hanno delle idee da inserire nel settore cultura, cinema, teatro, cioè ben vengano e saranno sicuramente inserite, perché noi vogliamo che i cittadini siano partecipi anche in questo qui, questa è la famosa intelligenza collettiva che dicevo prima, insomma. Quindi Anagni già con la Prologo si sta rinnovando in questo senso. Io anche partecipo alla, aiuto la Prologo e faccio l'interfaccia tra i commercianti e la Prologo, perché cerco di, cerchiamo di creare una comunità, loro sono in difficoltà e quindi cioè, questa cosa però dovrebbe essere fatta a livello comunale, nel senso che è il comune che deve aiutare la Prologo a promuovere la cultura, non deve essere fatta da un singolo che si mette lì e aiuta. Cioè, anche questo però il comune dovrebbe essere proprio una base, 20-30 mila euro l'anno da dare alla Prologo per promuovere eventi culturali, per analizzare il centro storico, per far lavorare i commercianti, gli artisti di strada, perché Anagni viene da un periodo che quando tu chiami l'artista a lavorare per strada non ti viene, perché nessuno lo paga e quindi l'artista non si muove. Gli artisti hanno una buona memoria, perché poi se 10 anni fa il comune non li ha pagati, loro non tornano più qui. Quindi se noi stimoliamo queste cose attraverso dei finanziamenti comunali, dei locali gratuiti, cercando di mettere da parte il colore politico anche in queste cose, secondo me il movimento a livello collettivo e di programma partecipato può dare molto. Grazie. Salve, scusate solo un secondo, chiunque voglia fare la domanda si può alzare per un problema di ripresa. Prima della domanda posso fare un appunto sulle modalità, magari prendete il tempo per ogni risposta, perché altrimenti cioè, chi si prende più, non delle domande, chi parla? Delle risposte, cioè, chi si prende più tempo di meno tempo, quindi intendiamo i tempi in modo che i candidati possano avere lo stesso spazio. Grazie per l'osservazione. Qualcuno possa magari chi parla di più, chi parla, cioè ha più spazio per esprimere le sue idee piuttosto che l'altro. Grazie mille per l'osservazione. Che so, magari date 4-5 minuti di risposta. Prego. Allora, io sono un tecnico comunale e come tale sono più preoccupato per il territorio di Anagni, perché Anagni, per così dire, ha delle frane, come anche la giornalista qui sa, e diciamo che Anagni sta scivolando da tutte le parti. Allora, quello che io voglio sapere, è vero che è importante l'arte, è importante la cultura, è importante il benessere cittadino e tutto quanto, però credo che una delle urgenze primarie di Anagni sia quella di ripristinare la sicurezza, e abbiamo delle circonvallazioni che sono in frana, strade chiuse, non più praticabili, non più accessibili, e mi sento dire anche comune da dei colleghi che si è preoccupato 5-6 di far aprire la ZTL al centro senza preoccuparsi realmente delle periferie che stanno franando da tutte le parti. La cosa è sinceramente mi ha dato un po' fastidio, ho detto ma l'ordinanza già c'era, però è stata solo riattivata, non è che l'abbiamo fatta noi per primo. Però a prescindere da questo volevo sapere le priorità, perché diciamo di solito ci sono delle priorità, no? Come le 5 stelle, l'acqua, eccetera, 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 no? Però ad Anagni credo che sia primario i servizi, non abbiamo le fognature perché scoppiano tutte le parti, le buche sono un colabrodo, franano da tutte le parti e sembra che siccome sono mangiati i soldi fino al 2039 ci sia questo problema, quindi credo che sia, secondo me, prima di tutto è importante ripristinare la sicurezza dei luoghi e dare ad Anagni un po' di vivibilità.
ho avuto la sfortuna qualche anno fa di portare dei turisti ad Anagni per fargli vedere un po' le bellezze del centro storico. Io sono anagnino da 56 anni, quindi sono fiero di questa cittadina, ma non è stato possibile vivere queste bellezze a causa del traffico. Cioè, se una persona volesse fare una fotografia a Palazzo di Seo dalla vista centrale dove sta il portico, o viene investito da qualche automobile, oppure non ha possibilità perché ci sono altri rompelli, tipo i vasi dei commercianti fuori, quindi non è possibile nemmeno fare foto. Allora, volevo sapere da voi, candidati a sindaci, a sindaco, se avete in mente di poter portare avanti questi aspetti che credo io avrei potuto rimanere. Grazie mille per la domanda. Vuole rispondere prego? Rispondo sempre io per primo, semplicemente in ordine alfabetico, quindi non è che voglio rispondere io per primo. Lei è tecnico comunale, giusto? Dell'ufficio tecnico? Giusto? Allora, l'ufficio tecnico che cosa ha fatto fino adesso? Io rispondo alla domanda, perché io abito in periferia e io abito in una zona dove non c'è illuminazione, non ci sono le fognature e non c'è l'acqua pubblica. E quindi io per primo, appena sono entrato all'interno del movimento, ho cercato di dire subito che le periferie hanno la stessa importanza del centro storico. Questo è innegabile, perché non esiste centro storico e periferia. Esiste il territorio comunale di Anagni, che ha delle caratteristiche peculiari a seconda della zona. E quindi non possiamo fare la ZTL sull'Antipolana, non serve a niente. Tutti gli ambiti verranno affrontati nel momento in cui avremo anche l'opportunità di farlo. Però adesso sto pensando a un caso. Il dissesto idrogeologico di Anagni e le frane che ci sono state non è una cosa a cui possiamo mettere riparo in un giorno. Va fatta una programmazione di tutto il dissesto idrogeologico. Parlo ad esempio della frana a Montemarino. La strada è stata fatta 3-4 anni fa, adesso c'è lo smottamento. Lì non è stato fatto quello che probabilmente un tecnico e una progettazione intelligente avrebbe richiesto, cioè un muro di contenimento più sotto che avesse evitato la tracimazione della terra, quello che è avvenuto adesso. La strada della Canzadora, che adesso è interdetta perché una parte si è proprio spaccata, si è aperta, quella richiede un intervento di contenimento. Quindi, ma queste cose, non credo che ci sia un partito che dice no, alla Canzadora non mi piace la zona, quindi non ci faccio niente. Questo riguarda anche la parte tecnica dell'ufficio, dell'amministrazione comunale. Poi è diverso effettivamente l'intervento nei confronti delle periferie e dei servizi, perché poi di quello si parla, di servizi. Secondo me, parlo a nome di questo gruppo, i servizi devono essere portati a tutta quanta la cittadinanza. E quindi l'illuminazione, l'acqua, le fognature sono servizi primari che non devono essere neanche concordati. Cioè io, amministrazione comunale, mi devo impegnare e devo trovare tutte le risorse per portare l'acqua, l'illuminazione e le fognature. Sono beni primari. Quando io ho costruito casa, ho pagato una quota di tasse, la vecchia Bugalossi, detta Bugalossi, che servivano esattamente come oneri di urbanizzazione primaria. Sono soldi che i miei genitori hanno versato a fronte di lavori che il comune deve fare per assicurare i servizi primari. E quindi nel programma noi diamo per scontato che i servizi sono importanti. E poi il nostro programma è questo. Poi se riusciremo a realizzarlo, quanto tempo? Sei il primo, quindi. Vabbè. Il nostro impegno comunque c'è, sia per le periferie che per il centro storico, perché è tutto territorio del comune di Anagni e quindi siamo cittadini uguali. Grazie mille, prego Servini. Allora, quello che ha detto Emiliano è
quello che penso anch'io, quindi i cittadini sono tutti uguali, periferia al centro non cambia. La critica che hai fatto sulla ZTL è perché noi pensiamo che ci debba essere un cambio culturale delle persone, che le persone debbano camminare nel centro storico e non andarci con la macchina, pure perché la pedonalizzazione porta anche il lavoro al commerciante o a chi sa, cioè è pure una cosa fisica, cioè io quando arrivo parcheggio giù mi faccio tutti i giri a piedi, ma è una scelta mia e questa dovrebbe essere una cosa, l'ordinanza già c'era, abbiamo pensato che fosse giusto ricordare al prefetto che poteva riattivarlo, insomma. Poi com'è fatta la ZTL, che sia sbagliata eccetera, ok, quello lo diciamo, però per esempio la strada di San Filippo che è franata, o per esempio l'ha fatto Emiliano, quella è semplicemente prevenzione del dissesto idrogeologico che andrebbe fatta a livello nazionale su tanti comuni italiani. Abbiamo presentato anche degli emendamenti alla Camera su questo tema che il PD e il PD l'hanno bocciato. Quindi dovrebbe essere fatta una prevenzione nazionale, perché non è solo Anagni che sta ridotta in questo stato, è tante città, lo vediamo nei telegiornali, nelle alluvioni, in quello che succede in Italia, che cosa sta succedendo a questo paese, che per mangiare soldi ci scordiamo le cose essenziali, come la manutenzione stradale, il dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza dei edifici scolastici, cioè queste cose qui sono alla base di una buona sopravvivenza tra cittadini, però purtroppo loro pensano alle loro lobby e non pensano essenzialmente alla comunità, fanno sempre leggi a favore. Noi ci impegniamo a livello comunale un giorno a mantenere le cose, cioè il manto stradale è normale che deve essere mantenuto, qualsiasi normale amministratore pensa alla prima cosa sia quella lì e soprattutto l'ambiente, infatti la prima stella sarà l'ambiente, quella fondamentale, l'ambiente include anche queste cose qui, che da tecnico comunale tu potrai contribuire a segnalare le cose che secondo te non vanno nei nostri tavoli di lavoro per il programma partecipato. Poi penso che Emiliano ha già abbastanza spiegato bene le cose. Grazie. Qualcun altro vuole aprirsi? Prego Alessia, alzati sempre in piedi. Buonasera. Allora, la mia domanda è relativa ai candidati in lista. Allora, il Movimento 5 Stelle solitamente mette in lista persone con la cosiddetta meritocrazia. Ora, anche sul regolamento di questo meetup c'è scritto aver conseguito lo status di attivista avendo partecipato ad una consistente parte delle attività ed incontri svolti da meetup ad Anni 5 Stelle, criterio di meritocrazia. Ora, a parte questo, io non ho visto sul Meetup, che è uno strumento a vostra disposizione importantissimo, tra l'altro è democratico, perché chiunque potrebbe iscriversi e andare a votare, proporsi come candidato, come anche candidato sindaco. Io non ho visto da parte di questo Meetup un'apertura in questo senso. E tra l'altro, avendo un po' frequentato, vedo davanti a me delle persone che io personalmente negli ultimi mesi di attività sul territorio nagnino non ho mai visto. Neanche io. E quindi ecco, volevo avere chiunque volesse rispondermi, insomma, non necessariamente i candidati sindaco. No, io vorrei che la domanda sia molto più precisa, perché effettivamente queste. Non vedo, allora ecco, vado al punto. Qui seduti tra di voi vedo persone che non hanno partecipato ai meetup, che non hanno partecipato, perché io comunque sono entrata nel movimento qui ad Anagni da ottobre, ma è vero pure che seguivo il Movimento 5 Stelle da Anagni da mesi e ci sono delle facce che io non ho mai visto e in più non ho visto sul meetup, non avete dato sul meetup la possibilità di altre persone a candidarsi. Posso sì, anche se preferirei voi che mi rispondessero i candidati. Sì, sindaci o tutti quanti, a chi posso iniziare a rispondere? Giusta l'affermazione di Alessia, ma voglio, in primis, è colpa mia, se Paolo è seduto lì, ma Paolo non è candidato, se la domanda era riferita a lui. No,
Per il resto io qui vedo tutte persone attiviste che hanno svolto e contribuito al bene dei nani sul Milan Fanno 5 Stelle. Questa domanda è stata effettuata in maniera un po' troppo, penso, pure repentina. Non... Ma voglio credo che la partecipazione a Indappa, oltre a basarsi sulla parte cronologica dell'iscrizione al Miracolo, ovvero sia, tu adesso sei iscritta a ottobre? Io sono entrata a far parte a ottobre, ma per un disguido purtroppo... Perfetto, no, c'è gente che magari, a parte a partecipare al Miracolo di qui ad Aragni da marzo o da febbraio, magari è iscritto al blog di Beppe Grillo dal 2012 al 2011. Sì, questo anche io. Quindi poi è vero che magari a volte ci manca anche il tempo, no, per coordinare alcune attività, ma non è detto che con i mezzi che ci sono oggi, telefoni, email e altri strumenti, non si possa condividere con i candidati, con il candidato, con le persone con cui si è entrato in contatto prima, progetti, attività, idee per valorizzare quello che sono le attività del gruppo, perché magari parliamo di gruppo per dire che una sequenza di persone sta lavorando in maniera molto comune e in comunione di intenti, no, a portare avanti dei progetti. Se ci basiamo invece sulla parte cronologica dell'iscrizione pura al Meetup, allora facciamo un censimento delle persone che si sono iscritte prima o dopo e vediamo chi sono i candidati. Ma questo per dire che nessuno di noi, credo, voglia essere, no, correggimi pure tu, Pier Vicente. Sì, che nessuno di noi voglia essere, insomma, attaccato alla poltrona, perché sono soltanto, non dico rogna, insomma, sono impegni maggiori che uno, oltre il lavoro, si porta dietro, oltre la famiglia si porta dietro. Siamo ben convinti e lieti di poterlo fare, ripeto, in comunione di intenti con tutti quanti. Sì, però, volevo, la mia domanda era questa, allora, come vi siete scelti? Ecco, questa è la domanda. In piedi. Dicevo, come vi siete scelti? Come, chi vi ha scelto? Se vi siete proposti? Dove vi siete proposti? In base a che cosa? Ecco, questo. Allora, innanzitutto chiedo scusa anche alle persone che magari non ci sono e che forse mai possono seguire in futuro, diciamo, questo incontro. Allora, mi scuso perché? Perché in parte dico che ho colpa anche io, nel senso che il Movimento 5 Stelle fondamentalmente si basa sul Meetup. Cioè è il Meetup, l'incontro con i cittadini, pubblico, dove tutti quanti assieme praticamente prendono le decisioni, si discute, ci si divide i compiti e tutto quanto. Chiedo scusa appunto perché effettivamente noi purtroppo non l'abbiamo fatto. Prendo io una parte di colpe perché non me ne sono reso conto prima, non l'ho fatto notare prima. Effettivamente parlando con altri Meetup, cioè loro non esiste il discorso degli incontri fatti, diciamo, a casa di qualcuno di noi, fatti, diciamo, tipo, non so, tipo gruppo chiuso. Non esiste. E purtroppo me ne sono reso conto troppo tardi. Quindi questo cosa voglio dire? Che effettivamente ci sono delle persone che magari hanno partecipato a questa lista chiusa, me compreso, cioè, ripeto, me compreso. Effettivamente forse era il caso di aprire a tutti quanti. E poi man mano che il gruppo si sarebbe formato da solo, magari sarebbe uscito tranquillamente. Come ci siamo eletti? Fondamentalmente è abbastanza semplice, anche abbastanza chiaro, cioè ci siamo autoeletti, ci siamo arrogati un diritto che forse magari, cioè, io ripeto, anche io ho detto, beh, mi metto in vista anche... Che tutti voi avete. Sì, nel senso, io sono disponibile, però di fatto, essendo un gruppo chiuso, cioè, va da sé che comunque questa disponibilità fosse un'autoelezione. Cioè, questo lo dico. Adesso... Questo è un limite fortissimo, Diana. Devo dire che sì, è stato un limite, cioè almeno per me personalmente, penso che poi possano fare tutti quanti, per me personalmente è stato un limite. Sì, purtroppo me ne sono reso conto dopo, ma ripeto, per questo mi scuso con tutti quanti dal fatto di non aver fatto in maniera affinché si avesse a tutti, nel senso a tutti, ma questo non perché, ripeto, qui qualcuno è attaccato alla poltrona, più che altro perché, proprio per fare in maniera, a parte che si avvicinassero più persone, nel senso Movimento 5 Stelle, invece magari viene visto come una cosa un po', diciamo, un po' un gruppo chiuso, no? Diciamo, un gruppo... Non c'è ancora spazio, visto, non si può... No, cioè, per carità, questo sì, poi chiariranno comunque... No, scusate, qui vi interrompo perché avete chiuso le registrazioni al sito, al Meetup, quindi le votazioni al 31-12. Guarda, proprio oggi avremo... Non c'è assolutamente questa possibilità. No, proprio oggi. Non è vero che le persone... gennaio non possono votare oggi il candidato
certo. Ma questo è... E inizialmente era stata permessa. Assolutamente. La prima data era 21 gennaio 2014, non ci prendiamo in giro, perché questo... Sì, ma c'è stata una discussione... Ecco. Come no? A me non interessa quale mi sono tirato fuori. Allora, innanzitutto non è vero quello che si dice. Nel post, appunto, regolamento candidature, c'è scritto che chi vuole può scaricare la documentazione e presentarla. Ok? Quindi si può candidare, stava scritto nel post del 19, c'è scritto scaricare la documentazione e proporsi. Quindi qui non è che ci siamo autoeletti, ci siamo proposti come candidati. Sì, d'accordo. È una cosa diversa. I candidati? Lei, io voglio precisare una cosa, che qui oggi siamo 10 candidati, il minimo è 11. Sì. Quindi voglio... ricordare a tutti quanti. Dice una cosa. Sono candidabili al 31-12. Allora, vogliamo vedere, facciamo un elenco delle attività svolte dal Meetup per ogni 5 Stelle. Voglio sapere Laura Santovincenzo. Allora, voglio sapere a quanti Meetup ha partecipato, a quali giornate ecologiche, a quali progetti speciali. Perché venite lo vedo? Scusa. Vabbè, stiamo facendo un processo, però nei regolamenti. Stabilisce che, scusate, aver conseguito lo status di attivista, avendo partecipato ad una consistente parte delle attività e gli incontri svolti dal Meetup 5 Stelle di Anagni, so benissimo che non ci sono. Allora, ascolta, posso rispondere? Campagna elettorale piuttosto che possibilità di candidature. No, perché io mi alzo se poi vieni tu qua. Io? No, scusi, io non ne sono niente. E allora che fa però? Che fa fare? No? Che fa facciamo altro movimento di stelle, che ci tengo. Qualcosa che è talmente importante, spostiamo un'altra volta l'attenzione su uno strumento. Allora, scusa, no, ti rispondo io. Allora, Laura ha raccolto le firme con me. Ha fatto la raccolta firme su politiche regionali. Non per te, scusami. No, 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 Laura ha raccolto le firme con me e ha partecipato ai primi mesi del Meetup. E guarda che ne ha fatti parecchi. Quando il caso non era vincente. Quando tutti si vergognavano di esporsi la propria faccia. Max, scusa. Quindi io ti posso testimoniare che sia Laura che Carlo hanno lavorato con me prima che arrivassi tu. La gran parte delle attività ha una consistente parte. Alla consistente. Poi per consistente tu cosa intendi? Non lo so tu cosa intendi. Per me, se loro hanno partecipato e hanno dato una mano, sono candidabili. Okay. Il requisito è al 31-12, chiaramente. Quindi questa cosa è Emanuele. Emanuele ha fatto il banchetto di Fiori Zero, tu non c'eri. Quindi sono attivisti, giusto? Perché non ci sono, non sono iscritti, non sono inclusi nel forum privato con cui voi scambiate le informazioni tra attivisti, perché lei non c'è? Lui non c'è, Carlo Grazioli non c'è? Quello è un gruppo di lavoro. È un gruppo di lavoro tra gli attivisti, perché loro non ci sono? A ognuno le sue necessità, a ognuno le sue competenze. Se quello è un se uno non può effettivamente venire a zappare la terra con noi negli Ecodei, ma è inutile che faccia parte di... Ascolta, Flavia, quello è un ulteriore strumento che non è ufficiale. Non in nome del Movimento 5 Stelle. Io non capisco perché ho messo da 2 mesi il programma elettorale sul Meetup Anagni 5 Stelle e tu non hai fatto neanche un commento. Ma perché io partecipo alle riunioni private? Ho capito, però... Non in nome del Movimento 5 Stelle. Cioè, il Meetup esiste, lo strumento ufficiale è quello. Lo strumento ufficiale è quello. Poi, se tu vuoi mettere in dubbio l'attivismo di alcune persone, io posso testimoniare benissimo che Emanuele ha fatto i banchetti. Lui ti vuole elencare le attività che ha fatto, te le vuole elencare Laura, te le vuole elencare Carlo. Cioè, nel senso che tu sei arrivata da 2 mesi, noi siamo qua da 1 anno e mezzo comunque. Ci sono anche altre persone che tu non conosci che hanno fatto gli attivisti che non si vogliono candidare. Prego, maestro. Io credo che ci sia una situazione di termini che si stanno confondendo con quello che poi è la... Sì. No, Daniele, ho fatto una considerazione. Ci sono delle situazioni interne, cui io peraltro non sono neanche in merito perché non sono neanche a conoscenza, che si stanno un po' confondendo con quello che era poi la relazione pubblica che doveva essere del movimento. E... Infatti il focus sarebbe durato, l'obiettivo sarebbe durato. Sì, si stanno confondendo le cose. Sarebbe stato molto più costruttivo da parte del gruppo 5 Stelle di Anagni parlare tra di voi. Perché farlo così pubblicamente non prendo i meriti né
né sto a dire chi ha ragione e chi no, perché anche perché non c'ho neanche le armi per farlo, però parlo da cittadino in questo caso e lo dico a tutti quanti, sia di una parte che di un'altra, perché mi sembra di capire che c'è una parte e un'altra. Insomma, ridimensionati, che è così. Se posso rispondere solo al ragazzo, volevo dire, forse, non so, mi chiamo Siddhartha comunque. Volevo dire, no, ecco, se ci spaventa questo, probabilmente non hai mai assistito ad un consiglio comunale. Se ci spaventa un confronto diretto davanti agli altri, allora è perché io mi è arrivato fino a qua, il modo di fare del consiglio comunale, che sto qui speranzoso di non vedere. E noi siccome diciamo questa è una rappresentanza della pluralità delle opinioni, è giusto che ci sia un confronto. Poi diciamo che può essere rosso o meno rosso. Questo stai sicuro che a noi non spaventa. No, ma non sto dicendo questo. E soprattutto non neanche pubblicamente. Vabbè. Se pensi che però questo più sentite vostra, quella in cui avete messo di più, quella che un pochino, non dico reclamare la paternità, però quella, la vostra creatura, come posso dire, quale tra le varie azioni, proposte, attività, qualsiasi cosa può essere, fatta dal meetup di Anagni, ritenete un pochino che può, quella che fate un po' più vostra, in poche parole. E per favore spiegatela insomma a tutti, che cos'è, descrivetela brevemente, così. Allora, per quanto mi riguarda, io ho cominciato a sentirmi parte attiva di un gruppo con gli Eco Day, che erano praticamente le giornate che noi abbiamo impiegato per ripulire una zona di Anagni, che abbiamo scelto sulla base di una serie di caratteristiche, cioè ad esempio la prima giornata di Eco Day è stata alla stazione, perché la stazione era in una condizione assurda, era nell'abbandono più totale. Da quando è stata rinnovata nel 2008 non c'era stata fatta più nessun tipo di manutenzione, gli alberi in effetti sono stati proprio sbagliati, il tipo di albero che è stato piantato, perché è stato piantato l'oleandro fatto ad albero che non si reggeva, e quindi se si va adesso si vede che gli oleandri sono tutti quanti pendenti, non si riesce a passare sul marciapiede. Tutto il processo che c'è stato prima dell'Eco Day è stato costruttivo, perché noi ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa per la cittadinanza. Neanche pensavamo a presentarci come lista elettorale, come lista civica, perché noi per prima cosa siamo un gruppo che sul territorio vuole fare qualcosa. Fare qualcosa non è che lo potevamo trasferire in andare a rifare una strada, cioè un intervento che presuppone comunque una progettazione, un carico economico anche elevato e anche delle autorizzazioni. La cosa più semplice che abbiamo potuto fare è attivarci e pulire una zona di Anagni. Ogni volta abbiamo scelto una zona, la prima volta alla stazione, poi abbiamo scelto il Parco della Rimembranza, poi abbiamo scelto ai Vasconi. I Vasconi, per chi non è di Anagni, è un parco che è situato all'Osteria della Fontana, ma quando siamo arrivati noi non era più un parco, era praticamente una giungla, per un posto che aveva anche una storia. E devo dire che l'aver partecipato agli Eco Day è stata veramente una delle cose più belle a cui io ho partecipato in questa esperienza. Ecco, questo. Per me la prima azione, sì, l'Eco Day sono state le giornate più belle che abbiamo fatto, pure a livello umano, non solo perché ci hanno unito e ci hanno fatto capire che effettivamente potevamo fare qualcosa anche senza soldi per la comunità, soprattutto restituendo uno spazio verde a dei bambini. Infatti giù all'Osteria della Fontana sono uniti dei bambini che si sono messi a dipingere la ringhiera insieme a noi, e quello ci ha fatto capire che è stato un gesto importante, perché non avevano più uno spazio dove vedersi, incontrarsi, quindi si era dispersa un po' quel senso di comunità.
Invece per me il primo gesto politico importante è stata la pulizia degli arcazzi, perché lì senza andare a pulire siamo riusciti attraverso le giuste istituzioni, facendo pressione sulle giuste istituzioni, a far pulire gli arcazzi, che poi effettivamente il sindaco ha ammesso che se non c'era la pressione del Meetup Anagni 5 Stelle li avrebbe lasciati andare così come erano rimasti. Quindi a livello artistico e archeologico quella è stata una delle azioni più importanti che abbiamo fatto. Qualcun altro vuole rispondere alla propria domanda? Prego. Una grazie. Io volevo soltanto dire questo, che chi si grava di un compito come voi, in realtà rinuncia a parte della sua vita per dedicarsi a degli impegni che sono nobili di per sé, perché si prodigano verso l'intera comunità. Quindi credo che anziché cercare le diatribe su questo, sarebbe da rendere onore a persone che si caricano dei fardelli per il beneficio di tutti quanti. Poi è chiaro che se delle persone hanno dei doni, si reputano di avere dei doni da trasmettere alla collettività, beh, ben venga, tutti siamo ben accetti. Come tu Mirko sei bene, io è vero che forse lontanamente, però anch'io nel mio piccolo credo di averti dato un contributo ogni tanto, no? E continuerò a darlo, se me lo consentite, continuerò a darlo. Quindi non è importante chi è attivista, chi è non attivista, chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo, la poltrona, perché noi sentiamo, assumiamo alla gente che dobbiamo mandare a casa. Allora, credo che il problema... grande non sia perdersi in questo, ma essere costruttivi, parlare del cosa fare, oppure cosa ci proponiamo di poter fare di buono. Quindi ognuno di noi, anzi sarebbe interessante, credo che a parte si può fare su poco per dare delle idee, dare dei contributi, penso che sia giusto fare questo, va valutato, andrà trattato, andrà discusso. Credo che questo sia lo spirito che dovrebbe permeare il movimento affinché ci sia la crescita, altrimenti diventa sterile, no? Diventano delle polemiche inutili. Quindi io lo propongo a tutti quanti, siamo tutti cittadini, tutti vogliamo bene, anche tutti ci vogliamo bene, sarà un motivo per conoscerci meglio, per approfondire, e credo che questo sia fondamentale affinché un movimento abbia successo. Non serve mettersi, cioè fermarsi su queste cose piccole, no? Credo sia importante. Posso dare 10, io personalmente do 10, tu puoi dare 20, dai 20, tu puoi dare 30. L'importante è che diamo, perché penso che questo sia la cosa necessaria, no? Scusate, se ho fatto il punto. Grazie mille. Volevo anche rispondere. Effettivamente, andando poi a vedere che cosa fanno gli altri meetup, è stato utile per capire magari dove c'è stato qualche problema anche all'interno del nostro meetup. E in effetti gli altri meetup di solito si regolamentano, creano uno statuto e decidono insieme poi anche pubblicamente in tutte le occasioni quello che va fatto di volta in volta. E quindi sicuramente questo magari ci è mancato, noi l'impegno a fare uno statuto, un regolamento del meetup e a mettere dei paletti fissi per dire chi è attivista e chi non è attivista non ci vuole niente, quindi è una cosa che si può fare tranquillamente. La buona volontà noi ce la mettiamo per metterci la faccia e per dire vogliamo fare qualcosa, poi uno ci prova, no? Se ci date quella possibilità di entrare nell'istituzione, noi vi diciamo già da subito che il nostro impegno è a vostra disposizione e quindi questo è quello che a voi deve arrivare come messaggio. Ecco. Si presteranno questo servizio civile per noi cittadini, ricopriranno questo onere che dobbiamo solo dire grazie, perché non so, il posto tanto ambito non credo sia rose e fiori. Questo è chiaro a tutti. Dopo il basso. Vogliamo continuare qualche domanda, prego, adesso? Allora, in un anno e mezzo abbiamo fatto degli errori. Cioè, il primo errore che abbiamo fatto è non avere subito un regolamento.
questo è stato uno degli errori più grandi che abbiamo fatto. Però non siamo degli esperti e non ci siamo anche scusati per gli errori che abbiamo fatto, noi ne faremo altri gli errori perché non siamo dei politici navigati e ne vogliamo essere simili a loro, vorremmo cercare di fare meno errori possibili, però è l'esperienza che ci porta poi ad essere quasi perfetti, non saremo mai perfetti perché siamo esseri umani, quindi a sbagliare sbagliamo tutti, chi più, chi meno, chi per antipatia, chi per simpatia, però dobbiamo essere capaci di superare questi problemi. E la prima cosa che abbiamo sbagliato è stata una regolamentazione che abbiamo fatto adesso e che dovrà essere migliorata. Si è andata a vedere ad esempio il Meetup Lazio 5 Stelle a 10 versioni di regolamento, perché con il tempo il regolamento è stato migliorato e integrato a seconda dell'intelligenza collettiva che si era formata attraverso il Meetup. Quindi cioè, è un passo, cioè, siamo un Meetup giovane, siamo un Meetup da un anno e mezzo e serve il contributo di tutti per migliorarci. Quindi noi prenderemo esempio altri meetup, faremo un elenco degli attivisti su come diventare attivisti e cercheremo di migliorarci, insomma, perché gli errori se ne sono stati fatti ed è evidente, insomma, non vogliamo negare questa cosa. Tutto qui. Grazie. Allora, io volevo chiedere il rapporto con gli altri partiti politici, come sarà e soprattutto nel ballottaggio eventuale, auspicato, non so. Come vi comporterete? Beh, questa è la domanda più semplice di tutte quelle che sono state fatte fino adesso, perché il Movimento 5 Stelle non si apparenta, non andrà al ballottaggio in coalizione con altri candidati a sindaci, quindi semplice, lineare e deciso già da subito. Le indicazioni di voto sono votate per il Movimento 5 Stelle. In un eventuale ballottaggio con due soggetti di non 5 Stelle. Nessun tipo di indicazione. Nessun tipo di indicazione. Assolutamente. No, no, confermiamo e sottoscriviamo. Aspetta, scusa, una cosa, non ho capito la domanda. Ho sentito la risposta al contrario. No, in un eventuale ballottaggio, quale il caso di voto. Indicazioni di voto, nei rapporti con i partiti politici, restare fuori, andare. Va bene, va bene la risposta di Emiliano, precisa. Qualcun altro se vuole prestare una domanda, Marco? Io volevo chiedere riguardo alla situazione, non so, avete avuto dei contatti con Retuasa, con l'associazione Codici, per quanto riguarda l'inquinamento e la situazione insomma drammatica che c'era giù, volevo sapere a che punto era, se siete giunti a qualche punto, insomma, a qualche decisione, se ci siete aggiornati, insomma. Allora, effettivamente abbiamo avuto contatti con Francesco Pearzi, che è il responsabile di Retuvasa, e abbiamo avuto anche un incontro con lui. E ci ha illustrato un po' l'attività dell'associazione di Retuvasa e sicuramente noi supporteremo Retuvasa come in tutte le altre associazioni che si sono battute e che si battono anche, ad esempio, per la riapertura dell'ospedale, il DAS. Tutti questi comitati, per quanto mi riguarda, spero di parlare a nome di tutto il gruppo, vengono da noi appoggiati perché hanno dimostrato nel tempo di avere a cuore il bene, la cura e la difesa del territorio. Quindi ad esempio per Retuvasa noi ci siamo sentiti qualche mese fa e tra l'altro ci dobbiamo anche risentire perché con Francesco eravamo rimasti d'accordo che ci avrebbe portato gli aggiornamenti su tutti i fronti che loro stanno portando avanti. Ad esempio il discorso dell'inceneritore di Colleferro, il discorso della Marangoni, l'inquinamento della Valle del Sacco. Diciamo che noi non andiamo a creare un altro tipo di attività, ma supportiamo le attività delle associazioni che già stanno nel territorio, perché sarebbe impensabile ripartire noi con qualcosa di diverso che poi alla fine sarebbe sovrapponibile a quello che fanno già le associazioni. Cooperiamo per il bene del nostro territorio e
dell'ambiente in cui viviamo. Ecco. Allora, con Francesco sì, stiamo collaborando attualmente anche, oltre ad essere iscritti alla loro newsletter, quindi li seguiamo puntualmente, infatti nei giorni scorsi abbiamo pubblicato le loro comunicati stampa del Duasa. Penso che il Movimento 5 Stelle non si debba sostituire a questa associazione, ma debba affiancarle per aiutarle a livello politico a compiere quello che dovrebbe essere una cosa normale, cioè resiste in questa purtroppo nelle fabbriche, nelle istituzioni, nelle scuole, esiste questa corruzione che è questa rete nera che lavora affinché le aziende non abbiano grandi costi di smaltimento dei rifiuti. E quello che ci stiamo proponendo di fare è di creare questa rete bianca che lavora all'opposto, cioè di quelle persone che sono oneste, coerenti, che aiutino le associazioni ambientalistiche a combattere queste, quindi che facciano, che riferiscano una fabbrica, getta quelle cose. Queste cose già le stiamo facendo a livello di integrazione tra noi e Retuasa, ci stiamo provando, le stiamo facendo. Certo che sono cose che non si possono dire in pubblico, perché comunque ci sono informatori che lavorano nelle fabbriche che vogliono rimanere anonimi. Quindi in questo anonimato loro ci tengono e stiamo lavorando insomma sotto traccia affinché questa cosa degli sversamenti nei fiumi venga stoppata. Quindi cioè, a livello di integrazione già lo stiamo facendo, quindi noi dobbiamo dare un aiuto politico a questa associazione. Questo è quello che già stiamo facendo e che continueremo a fare anche in futuro, insomma. Grazie. Anche perché c'è gente che già ha perso il posto di lavoro a causa di queste segnalazioni. Qualcun altro vuole fare un'altra domanda? Prego. Ciao a tutti, sono Antonio. È la prima volta quasi che vengo qua e volevo chiedere, ma che cosa ne pensate voi dello smaltimento dei rifiuti? Che cosa volete, come vi proponete? Perché adesso fa schifo la raccolta che c'è stata. È una cosa scandalosa, è quello che serve alla gente, che deve darci un sacco di soldini e alla fine c'è un servizio che è pessimo. La chiamano differenziata, ma secondo me non è neanche differenziata quella. Capito? Grazie. Beh, la domanda è veramente interessante, perché effettivamente noi, ancora prima di iniziare il discorso politico, ci siamo attivati proprio per vedere come è stato fatto l'appalto che è stato dato dalla Devizia. Abbiamo vissuto in questi mesi anche la diatriba tra Devizia e Tradeco, che aveva inizialmente vinto l'appalto per il rinnovo, poi la Devizia ha fatto ricorso, non so, per chi è di Anagni queste cose magari le ha vissute. Per chi non è di Anagni è stata una diatriba tra due aziende che avevano partecipato all'appalto e si sono rimpallate tra Consigli di Stato e TAR. E adesso noi abbiamo avuto anche difficoltà ad acquisire la documentazione, perché l'appalto che ha vinto la Devizia, più di fare la richiesta degli atti e di aspettare che ce la portino, non si riesce a fare. Tra l'altro, per andare a vedere che cosa è stato fatto, abbiamo bisogno dell'appalto, della gara d'appalto, della documentazione. La raccolta differenziata io la vivo in prima persona, perché tutti noi siamo interessati. Cioè, a me arriva la bolletta e i soldi che devo pagare sono in prima persona io a chiedere per che cosa servono, perché pago la stessa cosa che pagavo quando la raccolta non era differenziata e adesso invece vado a pagare addirittura di più. Quindi sicuramente noi andremo subito ad acquisire tutta la documentazione che serve per capire dove è stato fatto qualcosa di sbagliato. Poi c'è anche il discorso della durata dell'appalto. Se l'appalto effettivamente dura 9 anni, dobbiamo anche cercare il modo per vedere dove si può intervenire, perché a quel punto dobbiamo considerare se ci sono delle penali per annullare un contratto già fatto, un contratto in essere. Però ad esempio basterebbe già puntare sul fatto che non esistono le isole ecologiche ad Anagni, cioè in una città dove la raccolta differenziata presuppone un'isola ecologica, ovvero una zona di stoccaggio, una zona dove alcuni materiali vengono portati.
Già quello basterebbe a riconsegnare un pochettino di dignità a un tipo di tema, quale è la raccolta differenziata vera. Poi possiamo ragionare anche sul tipo di raccolta che viene fatta adesso e potenziarla, lavorare meglio sui giorni di raccolta, sul tipo di raccolta. Sicuramente questa è una cosa che è tra i primi punti che andremo ad affrontare, che stiamo già affrontando anche all'esterno dell'amministrazione, ma alcune cose non riusciamo neanche ad acquisirle. Uno dei grandi problemi che abbiamo avuto in questi mesi è stata l'acquisizione degli atti, della documentazione. Abbiamo fatto pubblica, scusa. Non dovrebbe essere Abbiamo fatto richiesta di atti all'ufficio tecnico e al comune. Buona parte degli atti all'ufficio tecnico non ci sono stati proprio consegnati e non c'è stata data neanche la risposta. Abbiamo dovuto ripetere nuovamente la richiesta, che adesso sarà arrivata forse alla terza richiesta. Abbiamo perso il conto delle richieste che abbiamo fatto e quindi stiamo anche preparando le fasi successive, quindi la denuncia in procura, perché a norma di legge, se un'amministrazione non risponde, è denunciabile alla procura, alla procura della Repubblica. Assolutamente, ma infatti questo esula del... Di più, guarda che loro in certe zone, Canaglie, compresa la mia... Che zona? Villa Magna, perciò sono in mezzo al deserto. Sì, sì. Praticamente più è una palude più che un deserto. Lì praticamente, lo sai come sono risolta loro? Hanno dato dei secchietti di plastica, che adesso sono tutti spariti, perché i cani randagi ci riportano a spasso, certo. E per loro fanno la differenziata. Io devo fare 500 metri a portone davanti al cancello, che non c'è sta poi, praticamente non trovo più niente lì la mattina, pensando che sono passato adesso, la sono presi i cani, la trovo tutta per strada, la trovi fino alla stazione quella potenza. Quindi è una cosa veramente scandalosa. Queste sono cose importanti per la cittadinanza. Queste sono cose importantissime. Mi fanno cacciare 280 euro. E che fa? Ha messo 259. La devo dire raccogliere, la devo una butta io, la vado a butta io. Capito qual è il discorso? Impegnatevi su questo perché è importante, su quelle cose che sono importanti, e la gente non vuole pagarsi i soldi per niente. Tra l'altro vorrebbe anche essere meno se mi fa la differenziata. Assolutamente. Dovrebbe essere venduta. Capito come funziona? Certo. Una porta aperta per me. Allora, per quanto riguarda la raccolta differenziata, non solo la raccolta differenziata, proprio tutto il settore rifiuti. Abbiamo esordito proprio un anno e mezzo fa con il War on Dump, la caccia di rifiuti e discariche abusive che vediamo nelle campagne, no? Attraverso questa campagna cercando di sensibilizzare, anche di spaventare un po' le persone incivili che buttavano questi rifiuti, perché se avviene questo è perché la raccolta differenziata non è fatta bene. Ci siamo impegnati nel corso di questo anno abbracciando la legge rifiuti zero, quindi abbiamo raccolto oltre 200 firme con i banchetti che hanno fatto Silvia, Emanuele, Stella, insomma che hanno fatto tante persone, anch'io ne ho fatti un paio, e abbracciamo questa scelta di vita, cioè rifiuti zero, cioè di ridurre il rifiuto già alla fonte, ma è anche un fattore culturale, quindi anche la persona stessa che deve imparare a fare meno rifiuto. Poi ovviamente quando si arriva senza illudere il cittadino, perché per ridurre la bolletta bisogna arrivare a un 65% di raccolta differenziata. Attualmente Anagni sta al 49% ed è fatta veramente in modo pessimo. Quindi questo è un fattore primario per noi, cioè se l'ambiente, rifiuti zero che abbiamo già abbracciato, territorio zero, anche la filiera corta è un modo per produrre meno rifiuti e per stare, cioè queste cose qui le stiamo già svolgendo e è importante portarle avanti. Certo, se saremo in consiglio comunale saremo ancora più incisivi da questo punto di vista. Poi a livello nazionale è già stato presentato un emendamento del Movimento 5 Stelle che impegna il governo ad adottare una tariffa puntuale, non basata sui metri quadri, perché se io ho una casa di 100 metri quadri in una persona pago una tassa troppo esosa, invece se la tariffa è puntuale, cioè meno inquini, meno paghi, più inquini e più paghi, molto semplice, lineare. Grazie. Volevo solo fare una precisazione al signore che ha parlato dell'immondizia.
Personalmente ho suggerito la divizia nelle zone così sparpagliate, disperse, dove sta il signore lì a Villa Maglia. Ho suggerito personalmente a Roberto Liberatore della divizia di poter mettere delle campane oppure dei cassonetti un po' più grandi che riguardano l'umido, la plastica, cioè la raccolta differenziata. Quindi non è importante mettere più la busta di plastica fuori che arriva a sparpagliare, ma mettono dei cassonetti che sono già, cioè sono in uso anche in altri paesi che fanno la differenziata, che raccogliono una data zona. Quindi loro poi hanno la libertà di passare col camion nei giorni stabiliti, poi se la giostra loro il calendario, e questo contribuirebbe a eliminare tutto quello schifo, perché a me succede la stessa cosa. Io però, avendo la possibilità di appiccare un po' in alto l'immondizia, i cani ci arrivano, grazie a Dio non devo stare dentro qui. Ecco, l'unico suggerimento. Io ho dato questa cosa, hanno detto che ho chiesto addirittura un recipiente per il compostaggio, perché abitando in campagna, quando c'è il rifiuto l'organico, avendo il terreno, diventa un cibo naturale, non c'è bisogno che io lo butto, lo posso riciclare naturalmente. Allora ho detto, non ce l'abbiamo, detto, ma l'isola ecologica, perché quello che fa buttare il televisore in mezzo alla macchia, che poi bisogna, ecco, non avendo questo, hanno detto, mo se rivinciamo, la faremo, la gara l'hanno rivinta, però non si anticipa perché lo so per scelto, però vedremo adesso che faranno. Questo è giusto, sempre di vizia, vinto ricorso. Diciamo che gliela faremo fa noi, se non la vogliono fare. Ho dimenticato una cosa prima, noi abbiamo avviato anche dei programmi nelle scuole che sono raccatta la carta e raccatta l'olio, che sono proprio indirizzate già al riciclo, ma per aiutare le scuole perché sono in difficoltà, quindi per esempio chi fa la raccatta la carta, ogni tot tonnellate di carta, invece di essere pagata, riceve delle risme, della cancelleria, che possa aiutare le scuole. Abbiamo iniziato con Regina Margherita e con Ragioneria, abbiamo tolto il simbolo del movimento perché altrimenti nasce una bufera, e insomma le nostre attiviste hanno lavorato molto bene su questo punto qui, prendendo esempio da Paliano, che già funziona molto bene. Quindi abbiamo semplicemente fatto un copia e incolla del progetto e l'abbiamo riproposto a Nani, quindi ci siamo posti da intermediari senza entrare lì e metterci a fare politica nelle scuole. Insomma, abbiamo proposto questi progetti che sono di aiuto alle scuole. Stessa cosa dell'olio usato, sempre a Regina Margherita c'è una campana. Per chi vuole portare l'olio usato può depositarlo lì, in modo che poi la scuola, tramite quell'olio, ne riceva della cancelleria, la utilizzi, insomma, perché tanto sappiamo come stanno ridotte le scuole e il settore pubblico. Basta tutto qui, grazie. No, senza microfono. Signori, hanno grazie alla loro denuncia, la loro esperienza, hanno fatto una bella cosa, hanno dato a voi delle istanze per cui combattere. Come eventuali sindaci, quali saranno gli strumenti, le occasioni che volete all'interno della città da Nanni per aumentare la partecipazione proprio dei cittadini? Perché io ricordo che io stesso, ma anche i candidati e gli eletti, saranno portavoce appunto. Quali saranno gli strumenti, le occasioni che adesso, proprio adesso, impegnatevi in un certo senso a dare questi strumenti, quali strumenti userete poi una volta, quando uno di voi due sarà sindaco, per appunto prendere la voce dei cittadini, pubblicamente migliorare la partecipazione dei cittadini, farla partecipare meglio a tutta la vita amministrativa del Comune. Quali sono le vostre opinioni e le vostre idee? Allora, in questo senso la partecipazione del cittadino è un po' il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle all'interno dell'amministrazione comunale. Infatti sicuramente tutto quello che è possibile partecipare con il cittadino e con i cittadini sarà messo a disposizione, quindi verranno fatte delle assemblee con cadenze che decideremo magari mensili o bisettimanali, mettendo a disposizione tutte le nostre attività nei confronti della cittadinanza, che verrà resa partecipe e potrà anche decidere quali attività siano più preminenti e più indispensabili portare avanti. Quindi questo, diciamo, che ci viene anche un po' come status dal Movimento 5 Stelle, la partecipazione e il cittadino che entra nell'amministrazione. Questo, diciamo, è una cosa che è chiara, magari lascio anche un po' di spazio a me.
Io ho studiato molto bene la realtà di Parma, che il quorum zero è uno strumento che il cittadino può utilizzare all'interno del comune se viene fatta la modifica al regolamento comunale. Altre forme sono le assemblee partecipate. Il quorum zero praticamente sarebbe un referendum a livello comunale dove il cittadino che partecipa decide, cioè senza quorum, senza arrivare al 50%. Quindi il 30% che vuole le piste ciclabili viene a votare il referendum e chi partecipa decide, non c'è un quorum. Quindi per esempio un'altra forma di partecipazione è il bilancio partecipato. Quindi abbiamo messo a posto l'illuminazione dei nani, i pannelli solari, eolici, risparmiamo sulle bollette. Quei soldi che risparmiamo dall'illuminazione e dalle bollette li utilizziamo come... Ci sono 50.000 euro cittadini, come li volete spendere? Li utilizziamo per fare nuovi parchi, per mettere a posto un'altra cosa. Quindi è tramite un'assemblea pubblica, come sta accadendo a Parma, il cittadino tramite l'assemblea pubblica dovrebbe indirizzare dove vanno a finire i soldi, quindi a livello di trasparenza. Quindi questi sono tutti strumenti che possiamo mettere a disposizione della popolazione anche attraverso per esempio un sito web comunale fatto bene dove il cittadino possa partecipare, fare le segnalazioni. Oppure un altro strumento è il decoro urbano. Il decoro urbano per esempio è un strumento gratuito che può essere integrato nel sito web comunale dove il cittadino tramite lo smartphone segnala il decadimento di una zona e il comune tramite l'ufficio tecnico può intervenire subito, perché oltre a servire da indicizzazione serve anche a rendere il cittadino partecipe e più sensibile verso le decisioni che la giunta deve prendere. Quindi strumenti di partecipazione saranno anche consigli comunali aperti e non come fanno oggi che si chiudono dentro una stanza quando ci sono dei dati sensibili tipo i conti economici. Oppure i consigli web in streaming, quindi sempre reperibili sia in streaming che registrati, in modo che il cittadino che non ha potuto partecipare può rivederli. Questi sono strumenti che già il sindaco di Parma sta utilizzando alla grande. Certo è un percorso che lui sta facendo in un anno e mezzo, due, quindi vabbè, a posto, grazie. Ciao a tutti e due, candidati sindaci. Volevo sapere, per quanto riguarda l'acqua, la futura giunta 5 Stelle, Ianagni, come si proporrà ovviamente alla conferenza dei sindaci, visto che Ianagni è comunque un comune importante anche come popolazione e sappiamo tutti che la conferenza dei sindaci come va a finire. Grazie. Allora, effettivamente sull'acqua c'è da lottare, perché la conferenza dei sindaci interviene in un'azienda, Lato 5, a cui noi siamo stati accorpati. Mi ricordo che in un referendum si era deciso di avere l'acqua pubblica, e quindi diciamo che se uscirà il sindaco 5 Stelle entrerà con le granate dentro la conferenza dei sindaci, questa è una premessa. Dobbiamo far tornare l'acqua pubblica, e quindi questo è l'impegno principale e l'unico impegno che possiamo portare avanti, non ci sono altri discorsi. Su alcune cose diciamo che dobbiamo essere decisi e fermi, non possiamo raggiungere dei compromessi quando il compromesso non ce lo chiede la cittadinanza, perché la cittadinanza vuole l'acqua pubblica, e poi anche portare l'acqua a tutto il territorio. Questo sarebbe una cosa assolutamente importante fare. Sicuramente l'integrazione a livello dei servizi, perché l'acqua deve essere stesa, come detto Emiliano, a tutto il territorio, perché ci sono delle zone rurali a cui non arriva. Nella conferenza dei sindaci penso che la nostra posizione sarà radicale, quella del rispetto del referendum, cioè non possiamo non tenere in considerazione questa cosa, perché la volontà degli italiani, come è accaduto per i rimborsi elettorali, deve essere fatto con l'acqua pubblica, visto che comunque questi referendum noi li facciamo ma poi non vengono mai applicati. Quindi l'importante è spingere, e anche a costo di andare di là, perché se non assumiamo questa cosa, l'acqua è un benessere essenziale per la vita, quindi dovrebbe essere garantita a tutti. Quindi la nostra posizione sarà radicale verso il rispetto del referendum, come già detto Emiliano. Grazie. Prego. Grazie. Ciao, sono Maria. Ma io vorrei fare una domanda, ma l'acqua di Ianagni è potabile?
Signora, signora, io rispondo, non lo so, perché non siamo il comune e magari forse questa domanda la dovrebbe girare probabilmente al comune di Anagni. Diciamo che noi potremmo signora, noi potremmo aiutarla a portare i campioni e fare l'analisi, ma più di questo non ci è stato, diciamo, non abbiamo lo prendo come un augurio. Voglio rispondere alla signora che ha fatto la domanda. Allora, io lavoro al comune, ho lavorato nell'acquedotto per 12 anni, forse non sapevo mai che mi avrebbero fatto la domanda genere a dire questo con te. Comunque, sono felice di rispondere. Allora, legalmente parlando, l'acqua di Anagni è buona. Il problema è che abbiamo dell'acqua eccellente che viene dal Sempliquio, che però viene in un battitore, in due gallerie che a sua epoca furono fatte da Mussolini, viene rimischiata con altri due acquedotti, che non sono un granché. Uno, sì, non voglio fare né la S né la P, ho imparato a non sparare questo. 10-15 centimetri sono l'idea, casomai credo un po' di più. Allora, il problema è che l'acqua del Sempliquio è eccellente. Le altre due sorgenti che vanno ad alimentare queste due gallerie sono un po' meno di qualità, però ugualmente sono buone perché vengono potabilizzate con l'aggiunta di cloro. Che voglio dire? Che si può bere tranquillamente, solo il problema esiste per chi abita nella parte bassa, parlo della zona Osteria della Fontana, la parte bassa di Anagni e Tufano, che viene alimentata esclusivamente o dalla sorgente La Sala, che è lì l'Hotel Floridiana, che tramite delle pompe viene pompata fino su a via Madonna delle Grazie e poi a caduta arriva tutta la zona giù, oppure dalla sorgente dall'acquedotto Tufano, che è ricco di calcio, quindi poi ci sono problemi di calcoli eccetera eccetera. Allora, io personalmente l'acqua da bere la vado a prendere su ai monti a Maruzzo, che c'è l'unico fontanile che non è iniziata personalmente, poi ognuno è libero di berla, ufficialmente è potabile. Credo di avervi risposto. Oltre al fatto che la società che fornisce l'acqua dovrebbe mettere le analisi online sul proprio sito web per zone, abbiamo presentato un progetto al comune che riguarda proprio questa casa dell'acqua che già sta a Paliano, cercando uno spazio dove poterla mettere. In fondo ci sono delle fontane da utilizzare, che questa casa dell'acqua darebbe l'acqua a 5 centesimi quella normale e a 7 centesimi, già l'hanno fatto in altri paesi, è una cosa semplicissima e non costa niente al comune, sono progetti a costo zero, li abbiamo già presentati, protocollati, ma il prefetto non ci risponde, quindi cercheremo di sollecitare anche questo fattore, insomma. Grazie. Vorrei aggiungere, con tanto di filtri antiarsenico, metalli pesanti e tutto il resto, con un addolcitore, in modo che si stabiliscono i requisiti minimi di residuo fisso, in modo che sia molto più salve come le beviamo fino oggi. Delle domande sono state fatte, un'idea credo la siete fatta su qual è il vostro candidato sindaco preferito. Io aprirei agli aventi diritti al voto la possibilità di votare, nel frattempo potete continuare a effettuare delle domande. Prego. I problemi ce ne stanno tanti e si potranno sviscerare anche in seguito. Io volevo riportare un po', riallacciarmi su quello che diceva la ragazza, sulla domanda della ragazza circa l'eventuale ballottaggio, e cioè c'è, intanto dico che le liste, la lista bisognerà pur farla e chiuderla, quindi dovreste indicare poi il modo con cui saranno completate, sarà completata eccetera. Ma c'è
anche la prospettiva per poter contare ed avere un certo peso di cercare anche delle, non dico degli apparentamenti, ma individuare una qualche altra coalizione, qualche altra forza che possa appoggiare quello che il Movimento 5 Stelle intende portare avanti? Mi rivolgo soprattutto al Ferbini o anche al... Beh, se non fosse stato chiaro già da prima, il Movimento 5 Stelle non si allea con nessuno, non si apparenta con nessuno e va avanti da solo. Chiunque esca dalla votazione di oggi. Sì, effettivamente il nostro regolamento è chiaro, non ci alleiamo. Poi il consiglio comunale sui singoli temi si può discutere. Questo sia a destra che a sinistra, se è una... Esattamente, se l'idea è buona non interessa da dove viene. Questo è il concetto. Certo che se al ballottaggio non daremo indicazioni di voto e andremo all'opposizione. Cioè questo è come è successo al governo, penso. Quindi il modus operandi è questo, insomma. Grazie. Ricordo che i requisiti minimi per avere diritto al voto è l'iscrizione al 31-12-2013 al Meetup Anagni 5 Stelle. Ed essere residente da Anagni. Questo... Comunque mi ha detto lui la scuola,
lasciarlo sopra? Sul tavolo dove lo trovo. Certo, lo lascio sul tavolo. No, niente, ovviamente stavo giù, lui se doveva andare e ha detto che sono in orologio. Dai, grazie. Thank you.
Abbiamo scoperto. Thank you.